che significa non qualcosa di specifico di un paese piuttosto che un altro, ma una linea che è alternativa alla cultura storica francese, alla dominante in quel momento. Per cui stiamo rovesciando sicuramente la considerazione critica che era stata fino ad oggi, per così dire, e quando si diceva la Biennale ha perso tutte le occasioni, non portava gli impressionisti, non portava i grandi francesi. In realtà non è stata un'incapacità o una mancanza di presenza, è una scelta che ha fatto per motivi di carattere politico, di carattere storico, di carattere culturale, di più vari, è stata tutta a favore di una linea culturale critica, per così dire, che se vogliamo fare la partita da Venezia, parte da Venezia, ma che comunque fa Vienna, Monaco, Darmstadt, cioè le secessioni, fino poi a Dresda, Lipsia, che prosegue con un influsso molto forte anche rispetto agli autori che ho citato sui pittori sulla cultura cattolica nordica in senso stretto, cioè scandinava, danese, svedese e così via. E questo lo possiamo rilevare in maniera chiarissima fino alla prima mostra di nelle nostre sezioni, perché sono più di anni che si arriva a progiare per poco tempo, però lo ricordare il quadro della mostra, che è un rapporto di Schöpling, se lo viene sul mare, che assieme all'isola dei morti è un grande, la grande icona della cultura nordica tedesca.